L'ente non ha le casse floride, deve anzi seguire un piano di risanamento finanziario, ma è importante essere vicini agli inquilini innanzitutto sulle piccole cose. Così Jacopo Vignati, appena nominato presidente dell'Aler Pavia Lodi, alla sua prima uscita pubblica a Vigevano per annunciare un importante piano di ristrutturazione degli alloggi popolari in città. In questo momento c'è un piano di risanamento per quanto riguarda l'azienda Pavia Lodi che andremo ad affrontare nei prossimi mesi e chiaramente la mia prerogativa principale è chiaramente dare disponibilità a quello che è il nostro territorio, le nostre città, partendo soprattutto da una situazione che sappiamo benissimo di disagio, di difficoltà da parte di queste persone che hanno accesso alle nostre appartamenti. Chiaramente però dobbiamo partire da degli obiettivi, soprattutto da quelli piccoli, soprattutto disponibilità massima per le persone anziane, soprattutto per quelle che sono le piccole cose che servono queste persone, tra le quali l'ascensore, le rampe, queste piccole cose che devono essere fondamentali, e l'Aler deve essere assolutamente attenta affinché le persone si possano trovare a casa loro in maniera, diciamo, agevole e soprattutto in maniera confortevole. Aler sta ristrutturando a Vigevano 9 alloggi alle case popolari di via Brigate Partigiane, che torneranno così agibili e saranno consegnati entro il mese di gennaio. Nel corso del 2019 verranno poi recuperati altri 44 appartamenti, portando a 53 il numero totale di case che da qui a poco più di un anno potranno venire assegnate. Con questi lavori Aler dimezzerà il numero di alloggi inagibili per quanto riguarda il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente in città. Chiaramente è un contributo importante che viene dato grazie a dei fondi di Regione Lombardia alla città di Vigevano. Siamo molto soddisfatti, ringraziamo Aler e il presidente Jacopo Vignati che ha voluto fare la sua prima uscita pubblica a Vigevano per dare questo importante annuncio sul quale lavoravamo assieme ad Aler e ricordiamo a Regione Lombardia, perché questo può essere fatto grazie a Regione Lombardia, l'annuncio appunto di questi 53 alloggi, 9 che arrivano subito e gli altri che arriveranno nel corso del 2019, che verranno restituiti, diciamo, disponibili all'assegnazione per la nostra città, per i nostri cittadini. È motivo di grande soddisfazione perché appunto rappresenta il grande rapporto che in questi anni si è sempre tenuto con Aler. Io ho preferito sempre evitare di rispondere a polemiche alle volte strumentali che venivano portate avanti per arrivare a una risposta concreta con i fatti.